Buonasera. Quest'oggi vi porteremo a visitare la nostra sezione museale dedicata a Francesco Paolo Tosti. In queste stanze troverete molti documenti autentici sulla vita del compositore. Potrete ammirare oggetti e manoscritti provenienti da tutto il mondo e soprattutto dalla Casa Reale Inglese di fine Ottocento. Con questo documentario, inoltre, vogliamo anche rendere omaggio alle due persone che hanno permesso la nascita dell'Istituto e lo hanno guidato per oltre due decenni, coltivando quindi il loro ricordo, Tommaso Caraceni e Francesco Sanvitale. Buona visione. Tra i tanti edifici del quartiere storico di Terravecchia, ad Ortona, un posto particolare merita Palazzo Corvo, risalente al XVII secolo, che fu struttura conventuale e poi appartenne ai baroni Corvo, da cui il nome, per diventare in seguito proprietà del comune. Entriamo. Esso è oggi sede dell'Istituto Nazionale Tostiano, un ente costituito ad Ortona nel 1983 con deliberazione del Consiglio Comunale. Una istituzione di impegno musicologico unica nella regione Abruzzo, occupandosi della vita e delle opere del compositore Francesco Paolo Tosti, degli altri musicisti abruzzesi e più in generale della musica vocale da camera. L'Istituto si è dedicato sin da subito al recupero dei documenti appartenuti a Francesco Paolo Tosti, ma parallelamente ha acquisito una importante documentazione musicale che ha consentito di creare, nel 1996, la Biblioteca Musicale Abruzzese, preceduta dall'inaugurazione, nel 1994, del Museo Musicale d'Abruzzo. Il nostro viaggio parte proprio dalle due sale dedicate a Francesco Paolo Tosti. La prima sala è dedicata al percorso della vita e dell'arte del grande compositore abruzzese. Cominciamo ovviamente dalle origini di Francesco Paolo Tosti, nato a Ortona il 9 aprile 1846, e dalla sua famiglia. Il padre, Giuseppe Tosti, era un commerciante di granaglie, originario di San Vito Chietino, mentre la madre, Caterina Schiani, era di Ortona. Tosti nasce dunque in una piccola cittadina dell'Adriatico, caratterizzata soprattutto dalle attività legate all'agricoltura e al porto. Comincia ad evidenziare le proprie doti musicali nella Cappella Musicale di San Tommaso Apostolo, ancora attivissima alla fine dell'Ottocento. Soprattutto in relazione alle festività per il perdono di San Tommaso, patrono della città,
che ricorre la prima domenica di maggio, gli amministratori della cappella incaricavano valenti musicisti, spesso di Napoli, allora ancora capitale del regno, di comporre nuovi brani per l'occasione. In questo contesto, avviato alla musica dal violinista Gaetano Paolini, Tosti probabilmente ebbe il suo primo successo proprio nel 1858, cantando un Tantum ergo all'età di 12 anni. Il passaggio successivo per il giovane abruzzese fu quello di compiere i propri studi al Real Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, dove era arrivato grazie alle sue indubbie qualità musicali e ad una richiesta di studentato proposta dal comune di Ortona e dal consiglio provinciale nel 1856. Il rapporto con Napoli non si interromperà con la fine degli studi nel 1866, dato che molte saranno le occasioni musicali e le relazioni che legheranno ancora Tosti alla capitale partenopea. Poche però furono, fino al 1870, le possibilità per il giovane musicista di mettersi in evidenza, a parte quella offerta di suonare nel centro abruzzese di Giulianova con i fratelli Braga o il concerto dato al Teatro Comunale di Ortona nel 1870. Alla fine di quell'anno, Tosti, cui indubbiamente stava stretta la cittadina abruzzese, decise di recarsi a Roma per tentare nuove fortune e qui conobbe il musicista Giovanni Sgambati, che lo introdusse negli aristocratici salotti romani, dove in breve tempo venne apprezzato quale maestro di canto, avendo come allieva tra gli altri anche la principessa Margherita di Savoia. L'avventura londinese cominciò nel 1876, anno del primo viaggio in Inghilterra, che si trasformò ben presto in residenza effettiva per oltre 30 anni e che gli darà tutto il prestigio, gli onori. Nel 1908 riceverà addirittura il titolo di Sir da re Edoardo VII, il denaro e persino la moglie Bert, sposata proprio a Londra nel 1888, come risulta dall'estratto di matrimonio. Nella seconda stanza si propone la ricostruzione della sala da musica della casa inglese di Tosti, resa possibile da alcuni documenti fotografici che ce la mostrano e che possiamo vedere nella gigantografia appesa al muro. Grazie alla documentazione recuperata, ammiriamo alcuni tra i documenti cui il compositore teneva di più e che ornavano il suo luogo di lavoro. Ad esempio le foto con dedica dei suoi amici e colleghi, da Caruso a Puccini, da Verdi a Gounod. Nella bacheca vi è anche lo spartito della Fanciulla del West di Puccini, con la dedica che egli scrisse per il compositore abruzzese. «Caro Terontola Tostata, questo spartito, il primo, è per te. Leggilo, meditalo, ponderalo e se ti piace goditelo, altrimenti la carta ti serva». A Donna Berta Tosti, all'angelo custode del mio vecchio diavolo detto Cicciotto, devotissimamente Gabriele D'Annunzio, Roma, maggio 1915. Ma la parte della documentazione più significativa è quella relativa alla corte inglese. Inviti, biglietti, documenti spediti a Tosti per le varie occasioni. Vi sono anche i programmi di sala manoscritti e a stampa realizzati da Tosti per la corte. Naturalmente le relazioni con le corti europee dominano la vita del compositore, avendogli avuto relazioni con tutti i figli della regina Vittoria, figli divenuti poi regine e re. Thank you.
Nel museo, simbolicamente, la colonna centrale e le foto della parete vicina all'ingresso affrontano invece un altro tema fondamentale per la cultura abruzzese, il Cenacolo di Francavilla al Mare, fondato dal pittore Francesco Paolo Michetti, assieme con gli amici stretti Francesco Paolo Tosti, Gabriele D'Annunzio e dallo scultore Costantino Barbella. Una sorta di esperimento multimediale ante litteram, attento allo studio delle radici arcaiche abruzzesi e aperto alle correnti artistiche europee, che riusciva a attirare da Napoli e da Roma personaggi di primo piano della cultura italiana, ad esempio Eleonora Duse, Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio e molti altri artisti e letterati. Avviandoci a conclusione di questo breve viaggio, ci occupiamo della morte del compositore abruzzese avvenuta a Roma il 12 dicembre del 1916. L'espositore contiene un grandissimo numero di ritagli di giornali italiani, francesi e inglesi dedicati alla morte di Tosti e raccolti dal nipote Giuseppe. I telegrammi che giunsero alla moglie furono inviati da grandi personaggi, tra questi D'Annunzio, Cilea, Mascagni, Bonci, Leoncavallo, La Serao, Boito, Caruso, De Lucia e il Reale d'Inghilterra. Nel libretto delle firme di coloro che testimoniarono l'ultimo saluto all'illustre musicista, possiamo vedere i nomi di Guglielmo Marconi e persino di Trilussa, documenti importanti che consentono ai visitatori di comprendere a colpo d'occhio il peso che Tosti aveva nella musica italiana ed europea del periodo e la stima incondizionata di cui godeva. Il percorso museale si completa con i manifesti relativi alle celebrazioni dedicate a Tosti dopo la sua morte e principalmente a quelle del 1927 e del 1960, anno della traslazione della salma dal cimitero del Verano di Roma a quello di Ortona, dove ancora giace. Si tratta ovviamente di un breve percorso alla riscoperta di una vita straordinaria, resa possibile dall'arte e dalla musica in particolare.